tutti ragazzi, io sono Grace e questo è il mio canale Lady Creepy. Benvenuti se siete nuovi o bentornati e benvenuti al quarto episodio della rubrica di marzo Crime Italiano. In questo caso andremo a conoscere la storia del Lupin italiano, del bandito gentiluomo, del solista del Mitra, ovvero Luciano Lutring. Ma come avrete visto dalla copertina, quest'oggi non sarò da sola a raccontarvi la storia di Lutring, perché con me c'è Deborah del canale The Cold Case e ne approfitto per invitarvi ad andare ad iscrivervi al suo canale. Ora però non perdiamoci in chiacchiere e partiamo immediatamente con la storia. È il 30 dicembre del 1937 quando nasce Luciano Lutring. Sua madre si chiamava Elvira Minotti, mentre suo padre Ignazio Lutring. La famiglia di Luciano aveva un bar latteria a Milano, in via Novara, per farvi capire in zona San Siro. Elvira, la madre, aveva una grande passione, lei amava tantissimo la musica classica, il violino ed il pianoforte soprattutto, e il suo sogno era che suo figlio un giorno sarebbe diventato un grande violinista. Difatti, per tutta la sua infanzia e la sua adolescenza, Luciano prese lezioni di violino in conservatorio. E c'è da dire che era davvero molto bravo, perché migliorava sempre di più. Però col crescere, Luciano stava mettendo sempre più da parte la sua passione per il violino e si avvicinava sempre di più a quella per le belle donne. C'è da dire però che questo è il periodo del dopoguerra e Milano non era affatto sicura, o meglio alcune zone, perché la povertà che si era lasciata dietro la guerra era veramente molta. E quindi la gente si trovava anche a dover andare a rubare. Avvenivano molti furti, molte rapine, alcune di esse fatte a mano armata. E come disse poi lo stesso Luciano, anche lui aveva un po' di timore, non era molto tranquillo a girare da solo per le zone di Milano dopo una certa ora. Anche perché lui sapeva benissimo cosa accadeva. Lo sapeva perché un cugino, di nome Mario, faceva proprio parte di una di queste bande che andavano a commettere furti e rapine a mano armata. Però Luciano sapeva anche un'altra cosa. A quanto detto da lui, le ragazze amavano, erano affascinate dall'uomo armato. Quindi cosa decide di fare? Tramite un cliente del bar dei genitori riesce a recuperare la sua prima arma. Era una Smith & Wesson, però senza proiettili. Tanti dicono che i proiettili non li avesse perché non erano più fabbricati, tanti dicono che comunque lui aveva paura di avere un'arma carica. Fatto sta che non gli interessava se i proiettili c'erano o meno, perché lui doveva solamente fare vedere l'arma. Difatti iniziò a fare un pochettino lo sbruffone con questa Smith & Wesson e andò anche nelle serate danzanti, nelle discoteche, a fare il grande, teneva la pistola dentro nei pantaloni, la mostrava alle ragazze e lui diceva anche che effettivamente riusciva a beccare qualcuna. Passiamo adesso a conoscere la prima rapina involontaria di Luciano Lutring. Ma perché involontaria? Beh, ve lo dico con le sue stesse parole, ve lo vado a leggere. Un giorno mia zia mi chiese di andare a pagare una bolletta alle poste. Io andai. Ma l'impiegato era lento, io mi spazientii e diedi un pugno sul bancone dicendo «Allora ti muovi?». Nel movimento il cappotto si spostò e si vide la pistola che portavo alla cinta. L'impiegato credette che fosse una rapina e mi disse «Prendi tutto quello che vuoi». Io non capii inizialmente e chiesi «Che cosa devo prendere? Cosa stai dicendo?». Subito dopo l'impiegato della posta mi consegnò dei soldi. Io pensai, ah ma è così facile? Allora afferrai i soldi e me ne andai col bottino. Ora capite perché rapina involontaria? Perché lui effettivamente era andato a pagare una bolletta. Comunque ragazzi, da quel giorno Luciano iniziò a commettere dei furti e delle rapine. Però il resto della storia, questa parte della storia ve la faccio raccontare da Deborah, quindi passo la palla a lei. Era l'estate del 1958. Luciano e qualche amico si trovavano a Cesenatico, impegnati a godersi i soldi presi dalle rapine che nel corso dell'anno avevano fatto. Quando però si rendono conto di non avere più un soldo, li avevano spesi tutti. Quindi decidono di scassinare le auto dei turisti mentre questi erano in spiaggia. A volte lasciavano dei soldi nascosti sotto il tappetino dell'auto.
Nell'agosto di quell'anno, Luciano e compagni hanno rubato anche l'auto di due turiste. Una di loro era una modella italiana che per lavoro si era trasferita a Zurigo. Il suo nome era Elsa Candida Pasini, in arte Yvonne. All'interno dell'auto, Luciano trova le valigie delle ragazze e, incuriosito, decide di aprirle. Dentro di esse trova degli abiti molto audaci, del make-up e delle fotografie, raffiguranti proprio Elsa, la modella, e la trovò bellissima. Lui voleva assolutamente conoscerla, così, tramite le foto e il luogo dove aveva rubato l'auto, riuscì a trovarla. E con la scusa di aver trovato per caso la sua valigia, la avvicinò e la invitò subito ad uscire. Pensate che solo dopo 40 giorni di frequentazione i due si sposarono, tutto all'insaputa delle famiglie di entrambi. Qualche giorno dopo il matrimonio, la coppia si reca a casa della madre di Luciano, che, oltre ad essere rimasta scioccata dal fatto che suo figlio era uscito per andare al mare ed è tornato sposato, è rimasta scioccata anche dalla stessa Elsa. A lei la donna che suo figlio aveva sposato proprio non piaceva. E come biasimarla? Elsa si era presentata in abiti succinti, tacchi a spillo e tanto trucco sul viso. Difatti, a quel punto, l'anziana donna cacciò di casa entrambi. Ma prima di andarsene, Luciano prese il suo violino e la custodia, perché dentro di essa ci teneva un mitra. Proprio per questo, uno dei soprannomi che gli avevano dato era il solista del mitra. Piccolo spoiler, pare che il fatto che i due si fossero sposati 40 giorni dopo fosse una cosa falsa, inventata da Luciano per rendere la sua storia più accattivante. In realtà i due si sposarono 2 anni dopo circa. Comunque, essendo stato cacciato di casa con una moglie a carico, Luciano doveva trovare un modo per mantenere entrambi. Cerca un lavoro, quindi. Ovviamente no. Riprende a compiere rapine e a rubare auto e motorini, viaggiando con i soldi poi tra Francia e Italia. Dovete sapere che era il bandito più odiato dalle forze dell'ordine francesi, perché lui riusciva sempre a fuggire e a farla franca. Luciano però non ha mai messo fine alla vita di nessuno. Anzi, quando metteva in atto delle rapine, per scusarsi, lasciava sul posto un mazzo di rose rosse. Per questo veniva anche chiamato il bandito gentiluomo. Il 1 settembre del 1965, però, mentre era in Francia, fu beccato. Ovviamente tentò di scappare, ma non ci riuscì. La polizia francese aprì il fuoco colpendolo 6 volte, riuscendo così a catturarlo. Vi saluto e lascio la parola a Lady Creepy. Ringrazio Deborah per aver partecipato a questo video. Ora continuo io. L'uomo entrò in carcere in Francia con la condanna da scontare di 22 anni. Però la sua vita dietro le sbarre lo cambiò molto. Iniziò a studiare, a leggere, a scrivere. Difatti, era l'unico a cui era stata data una macchina da scrivere. Infatti, dovete sapere che da quel momento in poi Luthering pubblicò diversi libri, l'ultimo nel 2008. Si appassionò anche alla pittura, dipinse quadri stupendi e di gran valore. E dopo 12 anni di carcere in Francia, fu graziato dal presidente francese Pompidou, che lo scarcerò e lo rimandò in Italia, a Brescia, dove però dovette terminare la sua pena nel carcere. Anche lì venne poi graziato e nel 77 uscì da uomo libero. Dovete sapere che mentre si trovava ancora in carcere Luthering, Elsa, sua moglie, chiese il divorzio e morì poco dopo, nel 78, a causa di un tumore. Poco dopo essere uscito dal carcere, conosce e frequenta una donna di nome Dora, da cui ha avuto anche un figlio di nome Mirko, che ahimè però morì tragicamente all'età di 12 anni, il 17 gennaio del 1991. Quel giorno aveva nevicato tantissimo e Mirko uscì per giocare. Ahimè però, il peso della neve spezzò un cavo dell'alta tensione che finì addosso al ragazzo, folgorandolo. Nel mentre Luciano conosce e sposa Flora D'Amato nel 1985. La coppia ebbe due gemelle, Natasha e Katiuscia, però il matrimonio durò solamente 12 anni. Nel 97 divorziarono, si separarono. Negli ultimi anni della sua vita, Luthering svolse la carriera da scrittore e da pittore. Fece tantissime esposizioni dei suoi quadri, vinse anche tantissimi premi. Per finire col spegnersi all'età di 76 anni,
all'ospedale Castelli di Verbania il 13 maggio del 2013. Ahimè, era malato da tempo. Oggi di lui possiamo vedere molte opere, molti film, ascoltare molte melodie e sinfonie anche scritte da lui perché fece anche un CD. Possiamo leggere i suoi libri e possiamo leggere libri che parlano di lui. È rimasto una leggenda, Luciano Lutring, la leggenda conosciuta come il bandito gentiluomo, ma anche come solista del mitra. Beh, tra queste due, quale soprannome voi dareste a Luciano Lutring? Ditemelo qua sotto nei commenti. E anche il racconto di oggi, la storia di Luciano Lutring, il Luppen italiano, finisce qui. Io ringrazio tantissimo Deborah per avermi accompagnato nel racconto della storia di Lutring. Ringrazio voi se avete visto il video fino a questo momento, cioè alla fine. Vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche se non l'avete ancora fatto. Vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale di Deborah per non perdere nemmeno un suo nuovo video. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo sabato 11 con un nuovo video.